Hi guys, oggi parliamo di come imparare l'inglese con piacere, come qualsiasi lingua e qualsiasi cosa che si impara. La cosa importante di imparare con piacere è proprio perché il piacere porta tanta voglia, tanta volontà e motivazione. In questo caso, per imparare l'inglese, ti dà l'opportunità di crearti degli obiettivi fondamentali per poter raggiungere determinati step. Cosa è importante fare? Di solito prendiamo in considerazione quello che ci piace fare nel tempo libero, quindi se nel tempo libero hai qualche hobby, ti piace fare yoga, quindi segui dei corsi su YouTube di yoga piuttosto che dei maestri che parlano inglese, piuttosto che dei documentari, o se ti piacciono interviste, vai sulla BBC in inglese, quindi ascolti delle cose che ti possono essere, come dire, ti possono appassionare. Quindi qualsiasi cosa che è già una tua passione in lingua italiana, quindi nella tua lingua madre, può diventare una passione anche nell'altra lingua. Se ami leggere, ci sono tantissimi libri con Amazon, in un attimo il libro è a casa tua e ci sono tantissimi libri, magari che hai già letto in italiano, che puoi rileggere direttamente in inglese. Ci sono tanti podcast, tante cose da ascoltare, tanti programmi radio in inglese, tante trasmissioni, anche chi è appassionato di sport, ci sono tantissime trasmissioni, a cominciare dall'NBA in inglese o americano, comunque può darti una mano proprio per ascoltare e soprattutto anche per esprimerti con una microlingua, perché impari anche la lingua specifica di quel tipo di sport. E grazie a questa motivazione, hai sempre quella voglia in più di andare avanti, quindi di alzare l'asticella e imparare qualcosa ancora in più rispetto a quello che già sai. Poi, se ti interessa la lettura, leggere espande tantissimo il tuo vocabolario, impari tante parole nuove, soprattutto che possono darti l'opportunità di essere molto più sciolta e molto più espressiva quando parli in lingua inglese. Se trovi qualcosa che ti piace, ti appassiona, questo aiuta il tuo apprendimento per l'80%. L'80% è una grande quantità di cose da poter imparare. Quindi appassionati a qualcosa, prendi quello che ti piace fare e trasformalo nella lingua che vuoi imparare, in questo caso in inglese. Cambia anche tutte le funzioni dei tuoi apparecchi elettronici, quindi dall'iPad piuttosto al cellulare, al tuo computer, cambialo in lingua inglese, quindi tutto ti diventa già un'immersione un pochino più, come dire, incisiva su quello che è il tuo obiettivo finale. Non occorre per forza andare all'estero, puoi utilizzare tantissime cose come ti ho detto e soprattutto una delle cose più importanti che io chiamo un'app super fondamentale da poter utilizzare è Speak Out Loud, vuol dire parla ad alta voce. Quando sei da solo, parla con te stesso, alza il volume, senti la tua voce, il tuo timbro, la tua intonazione. E se vuoi anche registrati, come ho detto in altri video, puoi correggerti, risentire il tuo timbro di voce e pensa nella seconda lingua. Bene, mi fermo qua per oggi. Se ti piace il video, metti un like e iscriviti al canale e cliccando sulla campanella rimarrai sempre aggiornato su nuovi contenuti in uscita ogni settimana. Ti ricordo anche le mie storie su Instagram, su Grace Verlaine, se vuoi essere anche lì aggiornato sulle chicche, sui tip della settimana. E intanto, keep learning English by Grace!